benvenuti. Io sono il vostro ballino preferito, Don Limberti, e oggi si gioca un altro Indie Horror. Il link lo troverete in descrizione. Questo gioco riporterà i più vecchietti di voi indietro nel tempo, all'epoca delle avventure grafiche, perché è un'avventura grafica molto carina, da quello che ho potuto vedere dalle immagini, ma non mi sono spoilerato niente. Quindi adesso andremo a giocare insieme. Il gioco si chiama The Devil's Hideout. Quindi, new game. La medium, una tomba vuota, lei sta dicendo. Non mi sorprende, Loren, quindi noi siamo Loren. La tua sorella non è morta. Loren, impossibile. Io ho visto Beth, mia sorella, all'ospedale. I suoi occhi erano chiusi. Magari dormiva. Medium, tu hai visto solo quello che loro volevano farti vedere. Loro hanno scelto di tenerla con loro. Tu la troverai tra gli spiriti, nello spazio tra il qui e l'abisso. Ma allora è morta o no? Loren, tra gli spiriti? Ma si è appena detto che non è morta, appunto, quello che mi stavo domandando io. Non morta, non viva, nel mezzo, ok, in una sorta di limbo. Torna all'ospedale dove tenevano tua sorella. Tu hai bisogno di una radio spiritica per contattarla. Ah, la Spirit Box che usiamo in Phasmo. Ne puoi trovare una al mercato nero, ma preparati che ti costerà una piccola fortuna. Fortunatamente io ho la mia vecchia radio spiritica che casualmente posso venderti all'incredibile prezzo di 999, quasi $1,000. Mettiti nel posto più basso che puoi, forse più nascosto, e poi aspetta e ascolta il suo messaggio. Ci vorrebbe un po'. Ma che cosa vogliono da lei? Perché fare finta, inscenare la sua morte? Questo non te lo so dire. I cultisti del diavolo possono avere vari motivi. Può essere che il suo livello spirituale sia molto speciale. Comunque non importa. Comunque non avvisare le autorità, perché i cultisti potrebbero mordere la foglia e Beth potrebbe scomparire per sempre. Comunque, è tempo per te di andare. Sono le 4 del pomeriggio, fra 2 minuti. Ok, questa medium è molto gentile. Ok, questa è Loren, ovvero noi alla ricerca di nostra sorella Beth. Loren, così questo è il posto dove Beth in teoria sarebbe morta. Ok, siamo fuori dall'ospedale. Beh, questo è quello che mi hanno detto loro, perché la medium ha tutta un'altra teoria. Beth ha solo 10 anni? È così giovane? Che tipo di mostri possono aver fatto questo a lei? Atticus. E chi è Atticus? Io sono dalla tua parte, Loren. Se Beth è qui, la troveremo sicuramente. Ok, cominciamo ad usare la radio. Ah, ok, quindi me l'ha data la medium, noi le abbiamo dato $999, minchia. La medium mi ha detto di metterla in un posto basso, probabilmente nascondersi, penso, lo spot. Non visibile, penso, sia il termine corretto. Ok, cominciamo da qui. Lo sai, questo ospedale è stranamente silenzioso per una struttura del genere. Non era così quando Beth è stata portata qui dopo l'incidente con la macchina. Ok, c'è stato un incidente con la macchina, ok. C'erano sirene dappertutto, parenti, visitatori, pazienti, cioè era un ospedale normale. Ma ora questo posto mi dà i brividi. Vediamo di fare quello che dobbiamo fare. Tutorial, ok. I globuli rossi significano nuove interazioni con un oggetto. Blu. Ripeti l'azione. Ok, allora abbiamo il nostro inventario, quindi abbiamo la Ghost Radio,
e Atticus, la mia roccia, la mia ancora, il mio supporto. Minchia. E la radio per comunicare con gli spiriti. Bene. Quindi possiamo parlare con Atticus? Atticus non è un... Atticus non è un tipo di bambola russa. Eh? Questa non l'ho capita. Allora, andiamo al garage. Abbiamo uno spot blu, possiamo controllare il cestino. Non posso sollevarlo, è troppo pesante. Ok. Atticus, ok. Abbiamo l'idrante che puzza di piscio. Come dovrebbe essere? Ah, beh, i cani, giustamente. Ok, blu vuol dire che abbiamo già guardato. Controlliamo bene tutto. Non dobbiamo trovare prima il posto per mettere la radio? Ok. Bella chiamata, Atticus. È la nostra priorità principale. Va bene, quindi andiamo al parking. Ha dimenticato qualcosa dell'auto? No, pensavo che fosse un ottimo posto per seguire le istruzioni della medium. Esatto. La mia auto è ancora qui, intoccata. Se qualcuno te la rubasse sarebbe una benedizione. Quella vecchia carcassa non vale un penny. Ma come saremmo arrivati fin qui senza di lei, eh? Ti avrei portato io. Oh, su quelle grandi spalle tue? Va bene. Questo che cos'è? Ah, ok, qui possiamo salvare. Perfetto, possiamo salvare quando vogliamo noi. Ottima cosa. Allora, cerchiamo uno spot. Il pavimento è piuttosto sporco. Il tubo di ventilazione. Cos'è questo tubo di ventilazione? Sembra che ci sia qualcosa là sopra, ma è troppo alto per me per raggiungerlo. Usa l'auto, sali sul tetto. Allora, ho cercato l'accendino quando volevo fumare. Ah, ok, lei fumava in macchina, ma quando suo padre è morto e lei si è trovata in carica di prendersi cura di Beth, la sorellina di 10 anni scomparsa, ha pensato che fumare non fosse più una priorità. Ok, ma perché? Qual è il problema? Ok, va bene, quindi... Atticus, è dannatamente scuro e calmo qui. Cosa potremmo fare se qualcuno decidesse di aggredirci? Mi piacerebbe vederli provare. Tu li prenderesti a calci in culo, vero? Non chiedo altro. Tutti quei viaggi, tutte quelle giornate spese in palestra, alla fine pagheranno qualcosa. Va bene. Ah no, leave non è lasciala. Okay. Possiamo girare? No. Oh, fuse box! Ci dovrebbe essere una leva, ma a quanto pare manca. Ok. Dove dovremmo droppare la radio per parlare con gli spiriti? La medium ha detto qualcosa circa un posto basso. Bisogna trovare un qualcosa di profondo. Cosa ne pensi se la mettiamo qui sul passaggio, sulla strada? Pensi che sia abbastanza? Dovrebbe funzionare. A meno che non riesci a trovare qualcosa di più basso. Andare sotto di un altro piano? No way, Jose. Ok, praticamente impossibile. Ok, allora il pavimento sia. Sentiamola. Sentito qualcosa? Niente, solo white noise, praticamente, rumore bianco. Quindi, qual è il nostro piano? Mentre aspettiamo per un segnale alla radio, io penso che andrò dentro a controllare. Dentro, all'ospedale? Non c'è assolutamente, non ti lascerò andare da sola, Loren.
Atticus, io devo farlo, devo trovare le prove che questo non è un ospedale regolare. Queste persone qui hanno rapito mia sorella Beth. E comunque qualcuno deve stare qui alla radio ad aspettare il messaggio. Sei pazza, Loren. Se ci fossero veramente dei cultisti in questo ospedale, avresti bisogno di me. Io ci vado, Atticus, non importa. Tu stai qui alla radio. Entrerò piano piano di soppiatto, non si accorgeranno di me. Se le cose dovessero andare male, io correrò subito da te, nelle tue forti braccia. Faresti meglio. Va bene. Ok, è tempo di entrare in questo ospedale, tra virgolette. Ma veramente, questo posto è troppo calmo per essere un ospedale. Prima cosa della lista da fare, sala operatoria, dove hanno trattato Beth. Ok, questa è la stanza dove hanno operato Beth. Sembra che non sia stata usata da anni. È come mi sono immaginato le cose. Beth, distesa qui, con gli occhi chiusi. Dove sei, Beth? Sei ancora viva? Ti troverò, lo prometto. Tavolo operatorio. Qui è dove Beth, o dove ho visto Beth, con gli occhi chiusi, senza neanche un che non respirava. Io ho avuto un blocco quando l'auto si è schiantata. E quando sono arrivato qui ho visto Beth in cattive condizioni, le sirene, le luci rosse, l'ambulanza, tutto che si avvicinava, ho perso di nuovo conoscenza. Ok, quindi è colpa sua? Ci siamo qua. Ho trovato un amplificatore di suono nella ciotola degli apparecchi chirurgici. Amplificatore di suono attualmente inutilizzabile. Non c'è niente, non c'è nient'altro qui. Ok. Armadietto sulla destra, diamoci un'occhiata. Cosa ci sarà mai? C'è un diario. E ci sono delle note scritte in rosso. Ogni nota ha il suo proprio titolo e la prima è Blood, sangue. E la nota dice: il sangue della salvazione arriverà dal caduto e la devozione trionferà sopra la morte. Ok, quindi hanno rapito Beth perché pensano che sia qualcosa di sovrannaturale che accrescerà questa loro ideologia malata. Il resto sono solo cavolate, assurdità, più o meno tutti uguali. Ok. Tanica dell'ossigeno. Workstation. Sembra che tutte le workstation siano fuori uso. Luce chirurgica. La luce castava un bagliore strano sulla faccia bianca di Beth, ma sembrava così in pace con se stessa. Ok, quando l'ho vista morta. Vediamo un altro gabinetto. La parte bassa è vuota e la parte superiore contiene tutti i tipi di equipaggiamento medico di cui io non ne ho assolutamente bisogno. Ok, quindi abbiamo trovato il libro dei cultisti, dove si parla di sangue, morte e l'amplificatore di suono, che però a quanto pare è morto, forse bisogna metterci delle batterie. Ok, abbiamo controllato tutto? No, ancora rosso. Non c'è nient'altro di importante qui. Ok, quando diventa blu vuol dire che abbiamo fatto tutte le interazioni possibili con quell'oggetto. Salviamo, perché non è idea se si possa morire. Oh mio Dio! Le luci si sono spente? Oh cavolo, che cacchio era quella cosa? Veramente, che cos'era? Devo andarmene via da qui. Oh mio Dio, c'è un dottore morto? Sembra che gli occhi gli siano stati cavati fuori. Chi farebbe qualcosa del genere? Ok, controlliamo il cestino. C'è solo una banana pelata che sta marcendo e una cartina di cioccolato. Minchia, che schifo. Allora, controlliamo subito lui. È morto. Era parte forse dello staff medico qui? Ok, gli hanno cavato gli occhi. Computer. Workstation.
non rispondo. Ok, tutte le workstation sono fuori controllo. Questa è la reception. Sembra la reception di una città fantasma. Non c'è nessuno in giro, a parte questo qui morto, ma sottigliezze. Ok, qui si torna alla sala operatoria. Perfetto. Questo... troppo per il mio piano, master plan, ok. Qui si va alla morgue, oh porca miseria. Andiamo alla morgue. Niente, non sono fortunata, la porta è bloccata. Purtroppo, a quanto pare, c'è stato un problema nel circuito elettrico, per cui le workstation non funzionano nella morgue. Non si può andare, ok. Quindi proviamo ad andare fuori. Ho visto qualcosa di veramente strano e spaventoso nella sala operatoria dove tenevano Beth. Sì, cioè, tu gli parli della tua visione e non dell'uomo a cui hanno cavato gli occhi? Va bene, ok. Ma che cosa strana, mostruosa hai visto? Non saprei come definirla. Comunque niente di naturale. Niente di naturale? Come se non fosse qualcosa di questo mondo, qualcosa che non esiste in questo piano della realtà. Era come se stessi vivendo un incubo ad occhi aperti. Atticus. Per favore, non girare da sola di più. Cioè, non... stai con me finché non troveremo, finché non riceveremo quel dannato segnale radio. Non posso farlo, ho bisogno di trovare qualche cosa che mi spieghi dove tengono Beth. Ma non gli dice dell'uomo morto? Solo guardati le spalle, io non posso essere sempre vicino a te. Ok, ma è possibile che non gli dice che casualmente c'era un dottore al quale hanno cavato gli occhi? Qualcosa alla radio? Niente, solo statico. Vuoi dire che quella medium mi ha venduto per $990 una schifezza, un rottame? Allora dovrò fare una visita non poco piacevole. Minchia, Atticus! Cazzo, è un hitman. Ok, quindi a questo punto... ah, aspetta, un amplificatore di suono! Porca miseria, se lo usiamo sulla radio... vediamo un po'. Niente, l'amplificatore di suono è completamente fuori uso. Come? Penso che il mio momento geniale debba aspettare. Ok. Aspetta. Una leva. Fuse box. Allora, c'è un fusibile che manca. Posso sistemarlo? No, senza un... fusibile di ricambio. Porcaccia la miseriaccia zozza e vazza. Ok, quindi qui c'è qualcosa. Però lei non ci arriva. Scusa. Non può dire ad Atticus, il suo eroe, di... hai visto qualche cultista? No. Se no li avrei riarrangiato, cambiati i connotati. Va bene, non fare il figo, Atticus. Ehi, fino a forse abbiamo capito come interagire, perché dopo che ho gironzolato su tutto mi è venuto in mente che effettivamente si poteva usare l'icona di Atticus sulla tubo di ventilazione. E infatti le dice: ehi, ti dispiacerebbe se salissi sulle tue spalle? Voglio dare un'occhiata a quel tubo di ventilazione. Salta su, signorina. Cosa vedi lassù? C'è una piccola chiave. È una grande candela. Perché qualcuno avrebbe dovuto buttarle lì? Le candele hanno una certa fortuna di finire nei posti peggiori? Beh, questa è inaspettatamente pesante. Perché dovrebbe essere solo cera? Ma è veramente pesante. Quindi cosa abbiamo? Una piccola chiave e
una particolare candela che pesa tantissimo, la piccola chiave. La piccola chiave, la piccola chiave. Ok, ci siamo. Mi è venuto in mente che lei appunto parlava dell'accendino che avevi in macchina prima della morte del padre. Allora, cosa ho fatto? Ho usato la candela sulla macchina ed effettivamente è molto più che c'era. Una memory card? Perché nasconderla dentro la candela? È una memory card per metterci i dati digitali. Ok, proviamo a domandare a lui. Ok, forse con questa possiamo riavviare il computer. Ok. Perfetto, sembra che il computer abbia fatto ripartire il rebootato il programma. C'è un programma che... Ok, io conosco questo gioco, lo giocavo da bambina. Tu vinci spegnendo tutte le luci, cioè? Ah, è uno di quelli che io odio. Sì, alla faccia tua gioco. Sembra che lo slot A si sia aperto. Ho trovato una spugna medica. Forse mi può essere di qualche aiuto. Non ho interesse a giocare ancora quel gioco. Ok, una spugna. Aspetta, però adesso in teoria il computer dovrebbe funzionare. No. Però forse si è riattivata la luce della morgue. No, perché c'è stato un cortocircuito. Ehi ragazzone, che ne dici di aprire quel cassonetto dei rifiuti per me? Non starai pensando di scavare tra i rifiuti? Perché no? Trovato qualcosa di intrigante? Cardboard boxes, cioè scatole di cartone e un fusibile che è caput. Ok, è un... no, non è caput ma è infradiciato, quindi noi usiamo la spugna e lo puliamo. Dov'è quella dannata spugna? Se è abbastanza forte per il sangue potrebbe... può occuparsi anche di questo fusibile. Perfetto. Quindi adesso abbiamo il fusibile. Dovrebbe aver fatto qualcosa. Ok. Quindi adesso dovrebbe funzionare... No, però forse funzionerà la morgue. Esatto. C'è qualcuno nella... stanza mortuaria? Non sembra. A meno non c'è nessuno che sta calciando i freezer. Non siamo in The Mortuary Assistant. Tra l'altro ci farò un altro video a breve. Perché è uscita la versione definitiva. Allora, il mobiletto è pieno di oggetti per la morgue. Sacchi per i cadaveri, mascherine, niente che mi possa essere utile. Scaffale. Ci sono varie post-mortem solutions. Se avete visto i miei video su The Morgue Assistant sapete che cosa sono. Per l'imbalsamazione. C'è anche una piccola batteria. Ok, adesso abbiamo messo la batteria e l'amplificatore di suono dovrebbe funzionare. Perfetto, quindi dopo torniamo giù nel garage e vediamo di amplificare il suono. Qui c'è un corpo coperto, dopo ci diamo un'occhiata, per ultimo. Diamo un'occhiata qua che per me... Tavolo dell'esaminazione. Esatto. I freezer sono tutti chiusi. Il corpo è troppo grande per essere quello di Beth. Non c'è bisogno di controllare. Perfetto. Non è interessata nelle post-mortem solution. Ok.
Ok. Scusate. La piccola chiave ha aperto una delle celle della sala mortuaria. Fortunatamente per me non c'era nessun corpo che respirava all'interno. C'era una piccola colonia di batteri e basta. Ok, basta fare il coroner per oggi. E abbiamo trovato una piccola colonia di batteri dentro questo. Quindi, cosa cacchio ce ne facciamo di aprire una colonia di batteri? Ok, saturiamo la scatoletta dei batteri con dell'ossigeno. Perché? Affascinante! L'ossigeno sta cominciando a far crescere i batteri. Si stanno espandendo e creando la parola agnello. Interessante, c'è una nota con la parola in codice agnello qui nel libro. Vediamo cosa dice. Dall'oscurità e la scintillio di una fiamma, dalla morte un alito di luce, un dio dal profondo parlerà. Dirà versi di vita che avranno la meglio sulle ombre della morte. Un sacrificare l'agnello realizzerà l'obiettivo e il sangue puro verrà versato. L'agnello deve chiamarsi Beth. In lei egli vive, in lei egli regna, questo spirito. Questo è pazzesco. Atticus deve sapere tutto ciò. Ok, quindi con un pensiero molto laterale abbiamo scoperto che ossigenando i batteri appare la parola agnello cercata nel libro. L'agnello sarebbe Beth, perché sacrificando lei, secondo i cultisti, lei contiene all'interno questo spirito, questo demone, questo non so che cosa, questo dio che dovrebbe vincere la morte. Ok. Non c'è Atticus? Dove può essere? La radio è stata spenta. Ho visto Atticus usare un comando remoto. Atticus potrebbe essere in macchina. Vedo una silhouette. No, non, questo non può essere. Oddio, l'hanno ucciso? Cosa ti hanno fatto? Sono spiacente, è tutta colpa mia, non avrei dovuto trascinarti in questo, è solo colpa mia. Tu ci sei sempre stato per me, Atticus. Ok, anche lui ha cavato gli occhi. Ho trovato il controller della radio nella sua tasca. Non ti dimenticherò mai, Atticus. Ok, solito cosa. Ok, i suoni elettrostatici sono ritornati. Forse adesso posso usare. Ok, proviamo ancora. Sento un respiro. Beth? Beth, sei te? Loren, oh, sono qui, Beth. Loren, fa così freddo qui, voglio tornare a casa. Beth, aiutami a capire dove sei. Loren, non saresti mai dovuto venire qui. Ok, che dire, da amante delle avventure grafiche,
ho apprezzato. Purtroppo chi come me ne ha giocate tante sa che alle volte il cosiddetto pensiero laterale, pensare fuori dalla scatola, è veramente complesso, come nel caso del usare l'ossigeno sui batteri, i quali poi hanno composto la parola agnello. Ecco, diciamo che questo è, mentre gli altri enigmi bene o male erano risolvibili anche nella vita reale, cioè ragionando, questo è stato, lo ammetto, un prova tutto con tutto, che è quel punto in cui tutti quelli che giocano alle avventure grafiche arrivano. Comunque il gioco è bello, lo seguirò e quando uscirà lo porteremo e lo giocherò, perché mi piace lo stile grafico, mi piace la storia, mi piace il gameplay classico punta e clicca, ma mi piace quest'idea della luce, veramente bellino. Spero che anche a voi sia piaciuto e noi ci diamo appuntamento a un prossimo video e come sempre, hello!